un video che mi ha richiesto una ragazza tantissimo tempo fa e la ragazza si chiama De Nuvola. Ed è il video sui miei profumi preferiti. Tra l'altro ho scoperto qualche ieri che era anche un video tag di un sacco di tempo fa, quindi magari lo inserisco nella categoria arretrati. Allora, premessa, io non sono propriamente un amante dei profumi, nel senso che li metto spesso, ma non ne vado pazza, nel senso che non sono alla ricerca delle nuove fragranze, non mi interessano particolarmente le nuove uscite, i nuovi trend, eccetera. Quando entro in una profumeria, di certo la parete dei profumi è l'ultima che guardo, anzi certe volte la tralascio completamente, però sono fortunata perché i profumi che ho mi vengono regalati periodicamente, soprattutto da mio padre, il classico regalo che mi fa, e niente, fortunatamente mi piacciono tutti, quindi insomma non è stato proprio difficile scegliere 5 profumi preferiti, anche perché insomma, come vi ho detto, non è che sia che io sia particolarmente esigente in questo senso. Tutti i profumi che vi farò vedere non sono nuovissimi, ovviamente non hanno 10 anni di età materialmente loro, però comunque sono profumi usciti da un po'. Inizio con forse quello più antico, ed è questo qui, che è di Thierry Mugler, Angel di 3 di Thierry Mugler. È un profumo molto buono che va dosato bene, perché altrimenti se si esagera diventa un po' fastidioso, però mi piace, tutto sommato mi piace. Questa qui è la confezione piccolina, è un profumo cipriato, un profumo molto molto dolce, quindi se non vi piacciono i profumi dolci ve lo sconsiglio. Sicuramente tutte lo conoscerete, perché è un profumo uscito molti anni fa, anche se ovviamente si trova ancora, ma è veramente uscito moltissimi anni fa, forse anche, anzi no, sono sicura che sia uscito più di 10 anni fa. Poi, un profumo che ho stra-adorato e che adoro tuttora è questo qui di Versace, ed è il Crystal Noir. Come vedete è una confezione molto molto bella, perché è di questo vetro bordo violaceo con questo tappo enorme e pesantissimo. È un profumo veramente buonissimo. I profumi di Versace mi piacciono tutti molto. Anche questo è dolce, ma non troppo, non è fastidioso, è, ha un odore proprio buono e persistente. E dei profumi Versace mi piace proprio questo, che siano non fastidiosi, non troppo forti, però il profumo è deciso, persiste. Quando metto questo profumo, se mi va un po' nei capelli, anche a volte anche dopo aver fatto lo shampoo, l'odore si sente ancora, e quindi è veramente buono. Credo che sia il mio profumo preferito in assoluto, e veramente lo adoro. Questa qui credo che sia la confezione, è da 50 ml, quindi credo che sia quella media. Poi, altro profumo di Versace che mi piace moltissimo è, e mi ha sempre regalato mio padre, anche quello, il Crystal Noir mi ha regalato mio padre, non so perché quando va in profumeria gli rifilano sempre i profumi più costosi, e è questo qua, il Bright Crystal. Probabilmente ve l'ho fatto vedere in qualche video fa, e anche questo, come vedete, ha una confezione molto simile. Questa qui è quella piccolina da 30 ml, il tappo è simile, e infatti questo profumo era uscito credo l'anno dopo al Crystal Noir, proprio per fare una specie di sequenza. E questo qui è diverso dal Crystal Noir, perché è molto più fresco e ha un odore molto più giovane, non lo so come spiegarvelo. Non è troppo dolce, anzi è un po' più forte, più deciso, però neanche questo è fastidioso, non sono quei profumi da mal di testa e da cerchio intorno alle tempie. E niente, anche questo è molto buono, anche questo persiste molto,
E io, se insomma non li avete provati, ve li consiglio. Questo qui è più sul dolciastro, questo qui è, non è dolce, però comunque ha degli aromi molto buoni, leggermente fruttati, ma proprio leggermente. E mi piace anche questo un sacco. Poi, altro profumo che adoro, che mi piace moltissimo, e questo sempre me l'ha regalato mio padre, è il Dolce & Gabbana The One. Questo profumo, insomma, è un po' il... Credo, mi è sembrato di capire che sia un po' il must have dei profumi. E questa è la confezione da 50 ml. E ovviamente credo che lo conosciate tutti, credo che lo conosciate tutte. È un profumo cipriato, dolce e speziato. È veramente molto molto buono, è molto delicato, ma non svanisce subito e mi piace un sacco, mi piace veramente tanto. Anche la confezione è carina e è veramente uno dei miei profumi preferiti. Credo di averlo detto un po' di tutti. Poi, altro profumo che vi faccio vedere, che in realtà non è un profumo ma è uno dei toilette, è questo qui di Jenny e si chiama Turquoise. Sì, è uno dei toilette che mi ha regalato mia zia quest'estate. E questa qui, questa... Oh, mi si è incastrato... Oh. Ce l'ho fatta, e questa qui mi piace molto perché è un profumo molto molto estivo. Io ovviamente d'estate i profumi dolciastri, profumi non, o comunque profumi in genere non li utilizzo molto perché ovviamente è un po' fastidioso utilizzare i profumi in estate, però questo qui credo che anche per le stagioni un po' più calde, magari per la primavera, sia indicatissimo perché ha un odore molto molto fresco, sa di acqua marina, di brezza, ed è molto molto buono e non è quindi per niente dolce, non è per niente fastidioso, è molto fresco come profumo e mi piace moltissimo. Credo che questo qui si possa trovare anche da acqua e sapone, non so dirvi, però credo che insomma sia facilmente reperibile anche in luoghi diversi dalle profumerie. E basta, questi erano i miei profumi preferiti, io spero che il video vi sia piaciuto, se non li conoscete vi invito a provarli perché sono tutti molto buoni. E nulla, io vi mando un bacio, vi ringrazio per aver visto il video e alla prossima, ciao!